Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Doom Eternal. Questa è la prima parte del grande doppio episodio finale. Preparatevi ad affrontare la Khan Mycre prima di tornare sulla Terra per cercare di affrontare il terribile demone Franco, che è stato liberato da... non si sa chi sia stato, ok? Secondo me è stato Trump. No, non sono stato io. Buona visione! Perfetto, riprendiamo da dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Stavamo cercando di sventare un complotto internazionale, interplanetario, interdimensionale, interrazziale, inter e via dicendo, tra Francesco Amadori, la Duracell e forse addirittura anche Voldemort. Il problema è che durante la mia investigazione ho liberato erroneamente un demone titanico che a quanto pare sta distruggendo il pianeta Terra. Ma vabbè, dettagli, sono cose che capitano, ragazzi. Abbiamo trovato un nuovo cheat, dai, gioco, per favore. L'unico cheat che ho attivato è quello per i porchi infiniti. Per fortuna, perché ne sto tirando davvero un sacco. Allora, dobbiamo riattivare il portale per tornare ovviamente sulla Terra, perché il mio avvocato mi ha detto: torna indietro, telone, porca di quelli per porca, stanno facendo le investigazioni, devi venire a difenderti. Ma per farlo dobbiamo prima allineare i tre anelli che ci permetteranno poi di attivare il portale per ritornare sulla Terra. Allora, gli altri due li abbiamo già fatti, il che vuol dire che se non faccio boiate dovrei poter attivare in tutta tranquillità l'ultimo quest'oggi. Ma è che serve che la Terra sia consumata dai demoni, oppure il suo mondo morirà. Dottore, me l'ha ripetuto 826 volte! Ma basta veramente però, che cocchio! Ah, mi prende veramente per un cretino, eh. Oh, finalmente vi ho accontentato. Ho fatto fuori qualcuno utilizzando tutte le taniche. Contenti? Allora, qui abbiamo un pulsante che ci apre la porta successiva, ma non ci attiva l'anello. Arrivando, se ho visto bene, c'era un punticino furbino. Ah, lo vedi che c'era un punticino furbi. Non è successo assolutamente niente. Facciamo finta di nulla. Gioco, per favore, non farmi morire come un povero pirla. Ui là! Abbiamo ottenuto un'ulteriore vita extra, ma tranquilli che la perderò molto in fretta, eh. Allora, là sotto i droni Mycre stanno combattendo contro i demoni. Aspetta un secondo, li riesco a one-shottare dalla distanza? Oh, li riesco popotando a one-shottare dalla distanza. Senti, tirami fuori invece armi abbastanza serie. Aspetta che recupero un po' di proiettili e via dicendo. Ciao ragazzi, qui è la festa! Me ne devo davvero velocemente andare da questo posto. Ragazzi, non ho tempo di giocare con voi. Ehi, ehi, ho detto che non ho tempo e non vi incacchiate. Aspetta che c'è anche quello che puoi sparare i cioli in testa. Bane, ho capito che siamo agli ultimi episodi. Oh no, è arrivata la cicciolina. Ciccioli, porta le tue malattie venere da un'altra parte cortesemente, che mi fai uno schifo assurdo. Ah, mi ha tirato la sifilide, bastardo di una cicciolina. Ma stai buono, pezzentone. Ok, attiviamo lo scudo perché la gente si è triggerata male. A quanto pare erano tutti amici della cicciolina. Gioco, lo so che ci sto per morire. Gioco, lo so. No, vieni qua, vieni qua. La signora, lei gentilmente mi si infuochi tutto. È anche già infuocato. E mi droppi corazza come non ci fosse un domani. Mi sa che devo usare una BFG di questo pazzo, non ci capisco niente. Ah, ah, non è ancora morto. Signore, luccichido. Porca di quella iper super mega porca. Ve l'ho detto che sprecavo una vita. Senti, vai di BFG e tanti saluti. Ok, qualcuno dobbiamo averlo fatto fuori. Ma ah, attento, sto finendo fuori dalla mappa io. Ragazzi, boni, che non ci sto a capi niente. Ciccio, 10 secondi. Piace, no, ritirami fuori qua. Ah, sono 34 colpi. E anche una fetta di chiurlo, tanto che ci siamo. Aspetta, quando esplode quello da una mare di colpi. Mi sta venendo a me un colpo. Ah, lo spadozzo. Mi ero dimenticato lo spadozzo. Allora, tutti i cookie, tutto il mio spadozzo. E mo basta veramente, però. No, su Snake non lo spreco. Aspetta, Bonnie. Ok. Abbiamo fatto fuori le genti. Mi sono fatto leggermente prendere dal panico. Ma assolutamente sì, ragazzi. Non lo nascondo nemmeno. Aspetta, che abbiamo l'ultimo dei furbi qua. Scusi, ho davvero utilizzato troppe munizie per sta parte. Ma mi rode aver perso una vita. E bevendo l'acqua nella vita vera, tre quarti me la sono rovesciata addosso. Ma vabbè, dettagli. Poi mi dico: DeLonGamer, perché non metti la webcam? Ho svegliato l'icona del peccato su Urbe. Il sigillo è infranto. Ora i demoni possono attraversare il vuoto come mai prima d'ora. Tu sei riuscito a portare alla sua gente a questo posto sacro l'eterna dannazione. Yay, sono ma proprio contento. La sua arroganza ha portato l'icona dormiente qui. La sua superbia è riuscita a distruggere il paradiso. In effetti hanno voluto esagerare. Ah, dove devo andare? Sì, beh. Portale. No. Ok, non vi faccio vedere di certo le altre due volte che sono morto, eh. Assolutamente non è accaduto. Ma finalmente siamo riusciti ad arrivare all'ultimo computer che ci permette di allineare i tre anelli, eh. Dovremmo recuperare il signor Vega. Lo sapete che l'abbiamo lasciato al primo computer, vero? Ma fotti sega. Peraltro si è autoproclamato il padre. Una figura che deve essere un attimino chiarita, santo cielo. Olè! E vabbè, non è che mi serviva così grande. Quindi questa è la macchina che avrebbe dovuto aprire il portale. Gli anelli sono tutti allineati, si è aperto il portale dimensionale.
corri alla piattaforma di atterraggio ed entra nel portale. Alla terra non rimane molto tempo. Porca truta! Hai rotto le scatole, prima di tutto mi interrompi in continuazione e continui a ripetermi le stesse cose. Dicevo, era il portale che avrebbero attivato per l'icona del peccato. Bani, tade Bani, porca di quelli per porca. Devo cercare di ributtare su un pochettino la vita, perché porca boia, sono rimasto anche decisamente troppo ferito, soprattutto nell'orgoglio, ma vabbè, dettagli. Aspetta un secondo, c'è un punto di domanda là fuori, devo andare a recuperarlo in qualche modo. Sì, ma come torno fuori, scusate? Ah, c'è la porticina di qua, quindi se io salto... Oh, troppo boiata, no. E abbiamo trovato lo spettro. Ah, quel rompi ciolle di schifomon lì, come cavolo si chiama, di porcomon invisibile. Perché ovviamente dovevamo crearti anche quello dell'un gamer. Ok, dovremmo aver fatto tutto adesso, vero? Quindi quello che mi aspetta adesso è ovviamente lo scontro finale con il signor Icona del Peccato, noto ai più come ovviamente il demone Franco, perché di quelli per porca. Sì, decisamente il portale si è attivato. Allora, dobbiamo passare da quest'altra parte. Non mi chiudete le porte! Oh, cane, mi sono preso un colpo, diciamo. Non mi chiudete le porte mentre sto arrivando, siate magnanimi. Ok, ecco, e che è oggi? Beh, tutti triggerati malissimo. Oh, fatti una calmata, giovine. Oh, no. Oh, no, allora li posso infuocare? In teoria no. Beh, basta! Porco cane. Bani, Bani, va. Ciccio, non mi far tirare fuori le armi pesanti. Porca di quelli per porca. Aspetta che tiro fuori un pochettino di scudi. E così posso pararmi e sparare in te. Sì, ecco, pigliarli. Oggi sono più rincretinito del solito, eh. Aspetta, Bani, Bani, Bani. Non mi sparava la pistola arma. Ma mi predici? Dai, è un complotto. Wow, e questi chi cavolo sono? Sembrano delle figure umane, ma non sono propriamente umani. O forse è qui che mettono gli umani per ciucciarli ancora di più l'energia. O forse sono i Mike, non lo so, Gioco, spiegami le cose. Allora, dobbiamo andare da quella parte, ma è tutto spento. Oh, oh, che succede? Dove sto andando? Buongiorno. C'è una strana figura qua so... Sai che sono atterrato su un signore? Sì. Sono chiaramente atterrato su un... Cos'è? Sembra un Mike titano. Ok. Allora, vediamo un po', qua possiamo drenare tutta l'acqua. Per fortuna che quest'uomo non ha bisogno neanche di ossigeno praticamente, lui ce l'ha infinito. Guarda, guarda dove mi hanno nascosto il one up direttamente qua sotto. Yay, ho ripreso la vita che ho perso prima. Non tutte quelle che ho perso per registrare sto video, ma ho i dettagli. Ok, ora se attivo questo pulsante, in teoria, mi dovrebbe disattivare quella maledettissima griglia laser. Certo che da un punto di vista strutturale queste strutture non hanno minimamente senso, ma ho i dettagli. Olè! La K-Micro qui non può permettersi che tu lasci questo posto vivo. Oh no! È completamente invulnerabile quando hai il globo nel petto. Ma se rimosso, allora le difese si abbasseranno. Scusa, ma allora come faccio ad affrontarla? Fino a prova contraria se non posso attaccarla? Per millenni noi siamo sopravvissuti. Abbiamo fatto sacrificare altri nel nome della nostra prosperità. Perché ottenessero in cambio redenzione. Ma non penso fossero molto contenti, Chi sei? Un umano. Un tempo mortale per sfidare le nostre tradizioni. Uno che non c'è niente di meglio da fare, porti pazienza. Ok, quella sfera gialla gliela dobbiamo tirare fuori dal petto in qualche modo. Guardala quanto è figa. Probabilmente sarà un demone orribile alla fine, ma vabbè, dettagli. Khan Mike! Spara alla Khan Mike! Per disabilitare temporaneamente il suo scudo e riempire l'indicatore del pugno di sangue. Quando è vulnerabile, usa il gancio da macellaio. Oh no, devo usare quella cavolo di fucile lì, come voi si chiama. Per avvicinarti e colpirla. Quindi devo picchiare una povera donna innocente. Ok, non è un problema. Oh, no. Aspetta, che sono triggerati anche tutti i cavolo di droni. Stai fermo 5 secondi. Aspetta. Ah, mi infuoca. Donna, dov'è? Aspetta. Dobbiamo quindi spararle in continuazione. Sì, ciaone. Ci vorrà una cavolo di vita. Il problema è che mi stanno sparando anche tutti nel frattempo. Allora, tatticone della vita. Vediamo di agganciarla con il lanciamissili. Sicuramente quella lo sente. Ah, porco cane. Dopo un po' anche lo scudo gli finisce. Aspetta. Mi danno anche la BFG in caso di necessità. Ok, l'ho buttato giù lo scudo. Allora, tirami fuori questo. Perfetto. Agganciati alla maledetta e un cragnotone sulle gengive. Ok, le abbiamo tolto una barretta. Il problema è che dovremmo ripetere questa operazione un bel numero di volte. Allora, aspetta che questi sono abbastanza sensibili ai colpi costarma, se riesco a prenderli in testa. Ah, brucio d'amore per te. Credo che la cosa migliore sia tentare di agganciarla con i missili e sparargli in continuazione. Vai, perfetto. More colpi, porco cane, sono volato di sotto. Aspetta che non ho visto il fucile con l'aggancio. Ottimo, ora la agganciamo. È un cragnotone. Ok, l'ho tolto una barretta effettivamente. Ora torna i missili. No, ho bisogno di far corta di missili, dannazione. Ok, missili trovati, agganciata, spara. Continua a sparare.
Continua a sparare, non mi guardo nemmeno attorno. Ok, aspetta, tira di nuovo fuori il fucile. Aggancione e cragnottone. Ok, sto finendo fuori dalla mappa, aiuto. Devo cercare di shottare sti fettentoni, perché mi droppano davvero l'infinito e oltre. Ok, perfetto. Mi hanno praticamente riempito la barretta di missili. Ottimo, continuiamo ad attaccare la signora. Continua ad attaccare la signora. Ok, vai, vai, non guardo neanche dove sto andando. Non guardo più neanche dove sto andando. Missili! Ok, non mi frega se perdo vite. Aggancione e cragnottone, perfetto. Metà dello scontro fatto. Sì, ragazzi, mi sto prendendo però le peggio ansie. Aspetta, ridami un po' di corazza, perché quando fa l'attacco quello a terra che ti infiamma tutto, porco cane, stai fermo, ti sbrucia praticamente via tutta la corazza. Ed è un bel problemone. Aspetta, caricata l'intera banda di rompiscatole. Guardate, la zona centrale è completamente inagibile. Però devo recuperare un po' di risorse, quindi me la rischio. Para, gli prendi la petta. Aspetta, ok, agganciala. E cragnottone, ok. Ancora due volte lo dobbiamo ripetere. Sì, ma non possiamo andare avanti così all'infinito. Tutta la zona centrale troppo inagibile. Ah, aiuto. Ok, continua a agganciarla, continua a agganciarla. Io sotto praticamente non posso neanche scendere. Eh sì, certo. Anche una fetta di culo, signora. Lascia, tu aggancia e aggancia e cragnottizzala. Aggancia. Porca di quella super mega porca gioco. Ok, perfetto, resta una sola barretta. Cioè, guardate la zona sotto di me, è completamente inagibile. Mi hai spinto di sotto, bastardo! Mi hai spinto di sotto, bastardo! Ma mi prendi in giro? Signora, io giuro, giuro non la sopporto più. Porco cane, mi ha rispinto di sotto. Ah, no, stavolta è agibile, aspetta. Aspetta, agganciati. Perché non me l'agganci? Oh, finalmente! Ci ho perso una marea di vite. Ma porca di quelli per porca, maledetto scontro! Me le stavo tenendo per la battaglia finale col signor Franco, col demone Franco. Tu hai distrutto tutto ciò che ero destinato a governare, e solo per proteggere Uro. Mary, servi del nostro credo. Signora, se la tiri di meno che ci sta per morire male. Mica brutta! Hai distrutto il sacro sigillo di Uro. Di sicuro voi vi estinguete di brutto. Il problema è che adesso quelli dell'inferno possono andare dove gli pare e piace. Ok, abbiamo la sfera. O anche no. Oh, potrebbe essere un bel problemone. Ma io me ne devo andare, ciaone. Voce misteriosa che urla no. Che sia il re probabilmente o qualcun altro. Sì, ma c'è Vega da recuperare, l'abbiamo lasciato indietro. Signora, lei è morta tanto male, ma proprio tanto male. Ok. Attivatemi un portale di ritorno. Oh, mi devo solo buttare sotto. Che bisogno c'era di affrontarla tecnicamente? Noi comunque avevamo raggiunto il nostro obiettivo. E mi hanno potenziato ancora il pugno di sangue. Ora puoi accumulare fino a 2 cariche del pugno di sangue. Oh, finalmente si torna sulla terra, dove assolutamente non ho liberato un demone titanico che sta trucidando quei 4 gatti che sono rimasti, ok? Oh, che bello essere ritornati qua. Buongiorno, buon salve. Tutto bene qua? Stava a dirmi di no, porca di quelli per porca. Che sta succedendo? Sta venendo giù tutto. Oh, credo sia il signor Franco. Signor demone Franco, buongiorno, io e lei dovremmo combattere. Allora, vediamo di raggiungerlo in qualche modo. Aspetta che mi rifornisco. Una vita in più, una vita in più, io la vorrei tantissimo. Aspetta un secondo, forse c'è un passaggio da qualche parte. Come ho fatto a non vederlo? Beh, dove mi sta portando? Ah, dobbiamo salire là sopra, che casino. Ok, e se facciamo tutto il giro? Che giro del menga. Yay, abbiamo 4 vite in più, che ribadisco, finiranno molto in fretta. Aspetta. Ok, ciao ragazzi. Oh no, mega scontri dovunque a quanto pare. In teoria non devo neanche affrontare tutti, ma visto che passavo di qua, tanto vale rompere le balle alla gente del luogo. Ciao ragazzi, qui ho festa. Aspetta che no, potevo triturare il signore, così la gente mi rompe un po' di meno la sola. Guarda, trito te. Ma no, ma non volevo tritare lui, volevo tritare occhio bello. Oggi col 30% di occhio ancora più bello. Porca di quelli per porca. Aspetta. Oh, e 10 secondi. E oh, aspetta, no, finto carburante. Boni. Porca di quella super mega iper porca. Fammi cambiare per le caramelle. Ok, abbiamo le tue caramelle. Ecco qua. E ora smetti di rompere la ciolla. Oh, che mi stanno sparando tutti.
Buono signore, buono signore. Ok, ci sto perdendo. Oh no, 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 no. Ok, dovrei aver tipo trucidato tutti. Porco cane, non mi hanno fatto male di più. Oh, sì certo. Sì certo, sono arrivati quelli più fighi adesso. Aspetta, aspetta che mi serve vita, corazza, un paio di mutande nuove, qualcosa. Ok, 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 ok. Porco cane, sono tutti triggerati male. Signore, signore, si placchine. Possiamo parlare da persone ci... Oh, oh, oh. E porca boia, quanti colpi ti devo sparare. Oh, ciccio, quando vuoi luccicare un attimo non mi offendo, eh. Oh, finalmente. Ok, il bello è che poi non ti droppa niente di che, Ti aspetteresti qualcosa di figo? E invece no. Oh, è 30.000 gente almeno. Ok, aspetta, infuochiamo un po' di persone. Beh, sono demoni, ma vabbè, vabbè, tagli, aspetta. Va, va, va. Ragazzi, non possiamo andare avanti a sto modo. Quanta gente c'è? A quanto pare adesso quelli dell'inferno si sono triggerati male, pure loro. E voglio cercare di vincere la battaglia. E sì, certo, a tutti i costi. Luccica, luccica, no, trita, 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 trita. Ok, sono stato zitto un po' di minuti per cercare di far fuori tutta la gente, perché all'improvviso ne sono arrivati ma poco tanti. No, oh, ciccio, dove andà? Tra l'altro, bella domanda che mi avete fatto nei commenti. Ma com'è possibile che i demoni si infuochino? In effetti, una domanda legittima. Ragazzi! Oh! Oh, e che cocchio! Ma basta veramente però. Oh, oh, oh no, è arrivato God Simulator. Ce ne possiamo andare di qua? No, è ancora tutto bloccato. Ok, dobbiamo affrontarlo da una distanza di sicurezza. Aspetta, seconda, Bani. Ho detto Boni! E c'è anche Goku laggiù. Ah, Goku, hai rotto le palle. Aspetta, vai di scudozzo e cominciamo a sparargli da una certa distanza. Mi sa che qua dovremmo usare la BFG. Mi sa che qua. Ok, lancio dello scudo. Cos'è che ho fatto? Ho lanciato lo scudo. Non so nemmeno io che boia ho fatto. Ma vabbè, dettagli. Signore, mi luccica. Signore, signore. Oh, grazie, grazie, molto gentile. Sto cercando di conoscerla. E mi saluti le capre di God Simulator. Ragazzi, io ribadisco, non posso andare avanti così. Ah! Porca buia, il paradiso del demone all'improvviso. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda corazza che mi hanno droppato. Guarda corazza che mi hanno droppato. Che gentili. Aspetta, ho visto anche. No, no, non volevo la spada. Però ora che ci penso, io una spada la vorrei per far fuori il tizio laggiù. Aspetta, che se sbaglio demone, mi sparo sulle gengive da solo. Perché non sei morto? Ah, devo usare due cariche con te. Furbacchione, Ciccio, sto cercando di cambiare arma. E mo basta veramente, però me ne vado. Me ne vado tantissimo, sono offeso. Prendo l'automappa, poi me ne vado più offeso. Oh, aspetta, 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 scusi, Tanto che è arrivato qua anche lei. Bani, 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 Bani. Ragazzi, vi giuro, mi sta venendo il panico. Mi sta venendo il panico. Oh, il problema è che io mi trovo qua. Aspetta, qua c'è una vita, qua c'è un'altra vita. Dobbiamo percorrere tutti questi edifici per arrivare alla zona finale dello scontro, che sarà da queste parti. E vabbè, ci vorrà una vita. No, ci vorranno parecchie vite. Le mie vite, purtroppo. Fa che macello, ci sono demoni in tutti gli edifici che combattono. Allora, aspetta che abbiamo un Rocketman laggiù, che possiamo prendere con un paio di colpi furbini. Ah, Rocketman, e quanto mi sei diventato resistente? E ora saltiamo dove era lui. Ho sprecato un po' di munizie, ma non importa. Devo cercare di economizzare sulla mia povera vita. Ok, abbiamo un furbacchione laggiù, scusi, Mi droppi un po' di corazza che non ho bisogno, grazie. Ora devo saltare da quest'altra parte. Non so nemmeno io dove cavolo sto andando. Aspetta che non mi perdo vite, la vita è sopra di me. Dottor Aiden, peraltro un po' che non mi dice che in più l'icona del peccato sta sulla terra e peggio è per la razza umana. Porca di quelli... Oh, che bello, un incendiato verde. Sa com'è? Magari me lo dimentico. E che cocchio, Bani. Dai, Bani, ma basta veramente però. Oh, levati pezzentone. Ok, vedo la vita e dall'altra parte. Aspetta che magari c'è mezza paretina distrutta. Ah, possiamo arrivarci. Oddio, oddio, ho fatto il salto brutto. Mi prendi per il chiurlo. Mi prendi per il chiurlo. È come se il gioco mi sentisse e avesse un umorismo davvero bastardo. Oh, intanto c'è là dietro il demone Franco che si fa la sua passeggiata serale. Allora, devo trovare un modo per recuperare quella vita. Il problema è che non so come cavolo fare. Non so neanche se sto facendo il giro giusto. Io non mi voglio arrabbiare. Sono precipitato di sotto 86 volte. Poi precipito ancora più sotto. E cosa trovo? La parete che stavo cercando. Porca di quelli per porca. Quindi qua in cima. La sento, la sento. Ecco qua il mio one up. Ma porca boia. Senti, andiamo avanti col gioco che è meglio. Aspetta un secondo, aspetta un secondo. E voilà, ciao ragazzi, come va? Sono venuto a spaccare un po' di chiurli demoniaci. Ah, cicciolina, che brutti, che brutta. Beh, datti buona,
Stati, buono secondo. Aspetta che intanto trituriamo tutti. Boni, boni, boni. Droppatemi vita, morte, miracoli. Cicciolina, non dropparmi malattie venere, che non sei come tua cugina, quella schifosa maledetta. Ecco qua. Posto, dammi un po' di proiettili per quest'arma che ne ho bisogno. Perfetto, salve signore. Oh, sono arrivati tanti signori all'improvviso. Allora, oh, 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 ragazzi. Ragazzi, 10 secondi. Ragazzi, 10 secondi che papino ha bisogno di una corazza. Si sono triggerati. Meglio abbondare quando si tratta di demoni, no? Aspetta che devo ricordarmi ogni tanto anche di switchare alle granate normali. Aspetta, 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 aspetta. Ha fatto fuori il nerdone. Oi, chi è che mi ha attaccato da dietro? Ma ti pare caso di arrivare da dietro così? Almeno avvisami la prossima volta. Ok, io direi che per questa prima parte è tutto. La seconda uscirà nei prossimi giorni. Devo ancora finire di registrarla, ragazzi. Non serve chiederla mille volte nei commenti, non arriva prima. Quindi lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti. E noi ci vedremo nel prossimo ultimo episodio. Ciao ciao!